Qualche episodio fa vi avevo mostrato che erano arrivati un po' di pacchetti. Beh, ecco, ne è arrivato un altro. E direi che ormai i pacchi si stanno accumulando, quindi è arrivato il momento di mostrarvi il loro contenuto. Ah, hi people of YouTube! Welcome to a new episode of I mercatini dell'usato. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La realtà è che alcuni di questi pacchetti io avrei voluto lasciarli da parte per episodi dedicati a ogni singolo pacchetto. Il fatto è che per fare un episodio per ogni singolo pacchetto avrebbe richiesto molto tempo e quindi i pacchi si sarebbero alla fine accumulati. Quindi ho detto: Facciamo questo video e quando uscirà quel video, vabbè, la sorpresa di ecco che gioco è, non ci sarà più, ma almeno avrò fatto questo video e almeno vi avrò mostrato questi nuovi arrivi alle mie collezioni. Questa cosa avrei dovuto farla anche con Piovono Polpette a questo punto, visto che prima o poi avrei l'intenzione di registrarlo. Ma vabbè, ormai è andata così. E partiamo con il primo pacchetto, con al suo interno il gioco degli Incredibili, il primo gioco degli Incredibili, quello del film. Qualche tempo fa vi ho mostrato, ormai è là sotto, il gioco Il Ritorno o La Vendetta del Minatore, adesso non mi ricordo, che è un gioco che avrebbe dovuto continuare la storia originale del film, essendo quello un contenuto, diciamo, originale. Questo invece è il gioco del film. E come ho già detto al tempo, questo era il periodo in cui la Disney sfornava praticamente ogni film, anche la sua controparte videoludica. E devo essere sincero, in molti casi non ha mai sbagliato. Vogliamo prendere ad esempio i giochi della PS1 come Disney, Lilo e Stitch, Disney Tarzan, Disney, che ne so cos'altro c'è, Le Follie dell'Imperatore, Hercules. Non ci ha mai sbagliato. Stessa cosa nel periodo della PS2. Certo, alcuni titoli un po' più discutibili di altri, ma molti titoli invece piccoli capolavori. Il prossimo pacchetto invece contiene al suo interno un altro pacchetto verde. Questo pacchetto verde faceva parte di un'idea collettiva di video che volevo fare, ma che per adesso sono un attimo bloccati per il semplice fatto che sono molto difficili da realizzare. Ma il primo pacchetto di questa serie conteneva al suo interno Little Big Planet Karting. Voi vi farete molte domande in questo momento, ma credetemi che nel contesto questo ha un senso logico. Come stavo dicendo anche prima per la Disney, c'è stato invece un altro momento della vita videoludica in cui qualsiasi cosa andava sui go-kart. Ecco, anche Little Big Planet ha fatto questa fine. E questo ci porta al prossimo pacchetto. E questo in realtà è la vera motivazione per cui ho pensato a questa serie, ma avrei voluto tenerlo da parte. Avrei voluto tenerlo da parte perché questo titolo è DreamWorks Superstars Karts. Allora, questo titolo l'avevo trovato molto tempo fa in un negozio dell'usato, ma non l'ho mai voluto comprare, perché ho detto Poi però, quando ho trovato la sua controparte per la Wii nei dischi singoli che non vi avevo mostrato l'altra volta, ho detto ok, lo devo trovare e lo devo comprare. L'altra volta io non vi ho mostrato questo gioco della Wii, Madagascar Karts. Praticamente ho la collezione DreamWorks dei giochi di go-kart dell'Activision. Perché? Hanno fatto la versione singola di Madagascar, hanno fatto la versione All-Star praticamente, ma oltre a questo, nel periodo della PS2, hanno fatto anche la versione Karts, Racing in questo caso, di Shrek. Ecco perché questo video lo volevo tenere separato, perché ragazzi, cioè,
hanno creato praticamente il go-kart di qualsiasi cosa. E infatti questi due ci portano a quest'ultimo pacco gigante, al cui interno troviamo il polistirolo e ci troviamo all'interno appunto 5 giochi della PS3. Il primo titolo è un titolo di Dragon Ball un po' discutibile, Ultimate Tenkaichi. Questo titolo ha lasciato molti con l'amaro in bocca, non è granché purtroppo. Poi Quake Wars Enemy Territory. Ok, grazie. Questo titolo invece già ce l'avevo e soprattutto ce l'avevo già non essential. Assassin's Creed 4 Black Flag. Anzi, erano 6 giochi, ho sbagliato anche a contarli. Questo titolo non me ne frega proprio un cazzo, detto sinceramente. Ma siccome nel pacco c'erano questi due titoli che a me servivano, l'ho comprato. Mondiali FIFA Sudafrica 2010. Ok. Ed infine gli ultimi due titoli, tra cui appunto il sovracitato Madagascar Cards per PS3. Ora, voi vi chiederete, che cazzo te ne fai di 4 titoli kart, di cui 3 solo della DreamWorks? Aspettate e vedrete, per favore. Aspettate il tempo che questi video vengano realizzati e lo capirete. All'interno della scatola però manca ancora un disco. Bene, questo disco fa parte di una serie, diciamo, che comprende anche Shrek Racing. E Shrek Racing fa parte della mia serie PS2, diciamo, dei giochi di Shrek, che parte con Shrek 2, Shrek 3, Shrek Super Party, Shrek Tutti al Luna Park minigiochi, Shrek Super Slam, grande titolo questo, ed infine Smash and Crash Racing. Bene, mancava un titolo a questa serie, che non è il primo, perché il primo gioco di Shrek parte nella PS1, ma è terribile, ha detto di tutti. Anzi, il gioco della PS1 in realtà è, diciamo, un titolo a sé stante che non c'entra molto col gioco di Shrek, e il primo vero Shrek dovrebbe essere della prima Xbox. Non vorrei dire una cavolata. Comunque, in questo paccone di giochi di Shrek mancava un titolo solo, che comprende il finale. Shrek e vissero felici e contenti, altro sì l'ultimo capitolo, ovvero Shrek 4. Bene, ora ho tutta praticamente la trilogia, togliendo il primo, di Shrek, dal 2 al 4. Shrek is love, Shrek is life. Ma smettendo per un attimo di parlare di Shrek, continuiamo però a parlare di PS2. Tempo fa vi ho mostrato che a un mercatino dell'usato ho recuperato Crash to Insanity USA, però rovinato a bestia, come potete vedere è tutto distrutto. Io non so come la gente tenga i propri giochi, ma almeno a livello di libretto e a livello di disco erano messi bene. Però per 5 euro ho trovato la versione Platinum di Twinsanity in italiano. Ora, sappiate che io i Platinum ce li ho. Ce li ho, per carità, e ci ho giocato, non cambia assolutamente niente. Ma avere, diciamo, il disco originale e non il platino mi piace molto di più, perché sto contorno argento mi urta un po' rispetto ad avere la copertina intera. Però almeno questo è in italiano ed è in ottime condizioni. E invece in un negozio di elettronica ho trovato questo, sempre a 5 euro. Pac-Man Wars 2. Questo gioco io l'ho giocato al tempo, sempre nella lontana Napoli in cui i dischi erano falsi, ma neanche a farlo apposta, il giorno dopo sul marketplace questo gioco qualcuno lo vendeva a 50 euro, essendo comunque questo un gioco abbastanza raro da trovare. E io gli ho scritto sotto: quindi mi devo ritenere fortunato ad averlo comprato 5 euro in un negozio? E loro mi hanno detto: wow, che culo che hai avuto, frate. E beh, questo gioco, nonostante sembri scrauso, in realtà nasconde un ottimo gioco platform,
con un personaggio che non ti aspetteresti, Pac-Man appunto. E tornando ancora più indietro, da PS2 a PS1, finalmente possiedo un gioco che ha fatto parte della mia infanzia, sempre al sud, perché questo titolo lo possedevano tutti giù al sud, o meglio, parte della mia famiglia lo possedeva, sempre falso. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Questo è un titolo storico di Yu-Gi-Oh! Perché veramente ti permetteva di fare delle battaglie squilibrate a livello proprio sanità mentale. Perché delle fusioni non avevano senso e per fare alcune fusioni dovevi creare la prima fusione che si fondeva con un altro pezzo, che si fondeva con un altro pezzo, che si fondeva con una magia. Fanno le fusioni con le magie, facevano. Era incredibile questa stronzata. Questo titolo, sfortunatamente per me, è in inglese, è USA, e infatti al suo interno ci ho inserito ancora il mio disco falso italiano. Però al suo interno troviamo il libretto in ottime condizioni, devo dire, il gioco che c'ha un giro di compasso sopra, visto che i giochi della PS1 una volta non era tanto gentile con i dischi a volte. L'unica cosa negativa di questa custodia è che i dentini che dovrebbero tenere il CD sono praticamente tutti distrutti tranne due. Ecco perché ci metto sopra il libretto e anche il CD falso, così almeno non si muove. Questo titolo per me è un titolo veramente importante da avere in collezione, perché averlo avuto per tutta la vita falso e avere finalmente la copia fisica vuol dire tutto, credetemi. Ed infine passiamo agli ultimi titoli, salendo di praticamente tre generazioni, da PS1 a PS4. Vi voglio presentare gli ultimi acquisti usati e non di PS4. Ormai l'avete visto sul canale, Cyberpunk 2077 l'ho acquistato usato a 30€. L'unica cosa che dà un filo fastidio a me, collezionista, è il fatto che la custodia sia in francese. Includes dans les boîtes, Night City Vos Transforme. Perché? Nella descrizione il venditore aveva detto che era italiano, però io dalla custodia vedevo che era scritto in un'altra lingua. Ma ho detto, provo a chiederglielo. Glielo scrivo, il gioco è in italiano? Sì, è in italiano. Bugia. Il gioco è in francese, una volta installato è in italiano. E continuando con CD Projekt Red, The Witcher 3 Game of the Year Edition. L'ho acquistato usato, non mi ricordo a quanto, ma veramente poco. Questo gioco ce l'ho da abbastanza tempo da dire, cazzo, l'avresti già finito? Ma, come sapete, ho già una lista di roba infinita. E volevo tenermi questo per un tempo indefinito in cui avessi abbastanza tempo per giocarlo. Non è ancora arrivato questo momento. Ed infine, gli ultimi tre titoli. The Outer Worlds, titolo che ho provato a portare sul canale, ma che devo dire mi ha annoiato non poco. E infatti mi dispiace per chi avrebbe voluto vedermelo portare, essendo comunque un titolo, una fusione fra Borderlands e Fallout. Ma veramente, credetemi, ci ho provato, ma mi ha annoiato veramente non poco. Ed infine, questi ultimi due titoli che ho acquistato assieme, perché insieme avevano un'offerta. Nier Automata Game of the Year Edition e Catherine Full Body Launch Edition con la Steelbox. Catherine è un grande titolo, infatti in un altro episodio vi avevo mostrato che avevo acquistato anche la versione PS3, perché è veramente fantastico questo gioco a livello di storia. Mentre Nier Automata avrei potuto comprarlo mille volte fino ad ora, avrei potuto comprarlo mille volte perché era sempre in offerta, ma la versione base, essendoci la Game of the Year, ho detto non ha senso che spendo magari 5€ di meno se con quei 5€ di più posso avere la Game of the Year con tutti i contenuti extra. Sbaglio forse io a pensare? Non penso. Questo titolo me lo giocherò prima o poi, quando avrò un attimo di tempo, quando avrò finito tutta sta roba. Ma questo ho la vera intenzione di giocarmelo seriamente
E wow, sembra veramente bello, sembra veramente bello. E con questo abbiamo concluso anche questo episodio. Wow, finalmente mi sono liberato di tutti sti pacchi, così faccio spazio nell'armadio. È rimasto questo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per aver seguito ancora questo episodio. Io vi ringrazio come al solito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.